tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul molto particolare. Perché? Perché non vi faccio vedere le solite cose, ma iniziamo con delle cose molto particolari e di elettronica. Io non ne capisco molto, infatti per questo sono un po' nell'acquistarli, perché sinceramente sono negata al 100% e quindi non ho mai preso delle cose specifiche. Però, essendo che abbiamo sistemato la stanza dei ragazzi, quindi da stanzetta da piccoli bambini abbiamo fatto una stanza per due adulti, abbiamo anche cambiato la televisione, perché loro avevano una piccola televisione, non mi ricordo se era una 24, una cosa del genere, e abbiamo comprata una 32, no, forse più grande. Comunque io non ne capisco molto. Comunque è più grande perché i letti sono distanziati in base a dove viene messa la televisione, e quella lì era troppo piccola per riuscire a vedere. Poi siamo tutti ceccanti e vai. E quindi abbiamo preso una televisione più grande. Questo è il nostro regalo di Natale. E quindi sinceramente fargli delle sciocchezze era un po' stupido, visto che la cosa che gli piaceva di più era acquistare la televisione. Mentre eravamo lì, io e la mia migliore amica abbiamo acquistato di tutto e di più. Lei ha acquistato un computer perché gli serviva per sistemare i miei video, ovviamente. Lei è la ragazza che mi monta i video, quindi si era rotto il computer e infatti io non ho potuto fare video ultimamente, e quindi ha dovuto comprarsi subito un altro computer. E nel frattempo lei ha visto questo oggettino qua, che è ancora impacchettato, che adesso lo apro, e dice che ovviamente l'ha comprato anche lei. Io l'ho comprato perché l'ha comprato lei. Questo è un giro proprio di parole esagerato, forse queste forbici non sono adatte, sì. E lei ha comprato questo aggeggio che dice che guarda i contenuti streaming per ottenere una performance di immagine in alta qualità, eccetera, eccetera. Comunque lei ha utilizzato, mi sono incastrata, lei ha utilizzato questo aggeggio, questa è una specie di chiavetta che si attacca alla televisione e riesci a vederti i film o altre cose in streaming. E sinceramente io adoro, ad esempio in questo periodo proprio di Natale, adoro vedere i cartoni animati, proprio quelli della Disney, e quindi l'ho voluto prendere e voglio provare a utilizzarlo. Per adesso non ho provato niente, perché prima non sono stata bene e secondo avevo di finire di sistemare la stanza dei ragazzi, e quindi non ho attaccato niente. Però sinceramente lo voglio provare e vi farò sapere. Lo apriamo perché sono curiosa sinceramente di vedere il contenuto, perché lei già l'ha utilizzato e ha detto che è bellissimo. Quindi sono curiosa di... vabbè, ci sono un sacco di cose. Sì, c'è la pennina, il cavetto, il telecomando. Sì, ci sono un bel po' di cose. Vabbè, poi lo proverò e vi farò sapere se mi è piaciuto oppure no. Poi ve lo farò sapere. Un'altra cosa che ho preso, ed era non mi ricordo i prezzi, in caso poi ve li metterò, perché lei se li ricorderà sicuro. Un'altra cosa che ho preso è Alexa. Alexa gliel'ha regalata mio figlio l'anno scorso, sempre alla mia migliore amica, perché siccome a lei queste cose piacciono, quindi lei voleva provare se si trovava bene, e quindi io gliel'avevo preso su Amazon l'anno scorso, come vi ho detto, nel periodo di Natale, per il regalo di Natale, e quindi l'ho voluto prendere anch'io quest'anno. Gli ho detto guarda, me la prendo anch'io, visto che ormai i prezzi erano anche più bassi, erano scontati. Poi lei aveva un ulteriore sconto per il compleanno, perché lei fa il compleanno un giorno prima del Black Friday e quindi ho usufruito del suo regalo di compleanno e abbiamo acquistato Alexa, che è questa qui, la metterò sotto, perché anche questa, lei tramite il comando di quell'aggeggio che vi ho fatto vedere poco fa, riesce anche a dargli i comandi ad Alexa e... non mi ricordo se cambiava canale, non mi ricordo quello che faceva, perché io, vi ripeto, sono negata per queste cose. Io di norma ho quello di l'iMac per cambiare canale nella mia televisione, però ovviamente questa la metterò sotto, così usufruiamo di questo aggeggio sia io che i miei figli, perché lo mettiamo lì cioè
nel tramite delle due stanze. Un'altra cosa che ho preso è questo. Questo è stata lei a dirmi prendilo, prendilo, prendilo perché è bello, 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 bello. E quindi ho voluto prendere questo microfono professionale per quanto riguarda i video. Io di norma utilizzo questi con i gancetti. Ma come è successo 2 secondi fa, mi strappano perché ha dei dentini, mi strappano i maglioni, mi fanno dei buchetti nei maglioncini, quindi mi dà fastidio. E quindi lei, siccome ha sentito che mi lamentava e tutto, mi ha detto: dice, guarda, acquistiamo questo che è ottimo perché lei ha visto delle recensioni e quindi l'abbiamo voluto prendere. Sempre i prezzi ve lo scriverà lei poi. Ho qui in sovraimpressione oppure sotto. Poi un'altra cosa che abbiamo preso, però non ho qua, ma poco vi potrà, diciamo, interessare, è un joystick che era il prezzo basso, insomma, sbaglio sulle 40 euro, 35, 40 euro. E poi le cuffie ad Andrea, perché Andrea gioca sempre alla PlayStation e quindi alla PlayStation, Xbox, quello che volete, volete, lui gioca sempre. E quindi gli ho preso le cuffie, quelle per parlare tranquillamente. Ah, qui abbiamo il microfono e forse nell'altro c'è l'attacco e tutto. Vabbè, dai, è inutile perdere tempo. Vi farò sapere anche di questo, se mi sono trovata bene oppure no. Poi andiamo avanti. Allora, adesso vi faccio vedere delle cose random, vi dirò mentre li prendo dove le ho prese, eccetera, eccetera, perché le ho messe in dei sacchetti diversi. Allora, siamo passati alla Lidl, ho preso questa confezione di Kellogg's. I miei figli sono pazzi dei Kellogg's in tutti i modelli, tutti i gusti, tutti perché gli piacciono tantissimo. Ne ho prese due confezioni, uno già l'hanno utilizzato e questo gli ho detto lasciatemelo, devo fare il video. Le ho detto poi ve lo do, non vi preoccupate, poi ve lo do, ma devo fare il video. Poi, non mi ricordo, se non mi sbaglio, dai cinesi, ho preso questo tappino che è per il lavello, il mio si è rotto, si è staccato questa parte di sotto e volevo una cosa particolare, questa con la tartaruga, mi è piaciuta e quindi l'ho voluta prendere. Poi, e qui gatta ci cova. Ho preso queste tabs, insomma, sbaglio, sì, secondo me. Ho preso queste tabs. Questo finalmente lo dico soltanto per Elisabetta R. Sono riuscita a trovarle perché ogni volta lei nei suoi video faceva vedere queste tab. Queste sono quelle che si mettono nel water, nel gabinetto. E io ogni volta sotto i suoi video gli dicevo: ma guarda, io queste cose non le vedo mai, non le vedo mai. Ma non capivo il motivo. Ho detto: ma perché nel mio Lidl di Catania non c'erano queste tab? Ho scoperto che erano messe in posti diversi dove ci sono delle offerte, queste cose qua. Quindi era normale che io non vedevo questi oggettini. Comunque, Elisabetta, le ho trovate. Li ho trovati, e ne ho presi due ovviamente, che fa una volta che li prendi. Comunque non li ho mai provati, ho preso questo qui al limone e poi ho preso questo qui Breeze alla brezza, sono, come si chiamano? Sono delle tavolette per il WC, rimuovono i 5 tipi di sporco più frequenti, agiscono fino allo scarico anche negli angoli dove non arriva lo scopino, eccetera, eccetera. Io sinceramente, se vi ricordate, in altri video avevo detto che avevo problemi con il water proprio perché c'erano delle macchie all'interno, l'acqua rimaneva là e non mi piaceva. E io ho preso dalla mia estetista, che lei è rivenditrice di una marca, non mi ricordo adesso quale. Lei aveva fatto questi mini video dove faceva vedere l'utilizzo di quel prodotto e sinceramente poi vi metterò in caso la foto, ve lo metterò su Instagram. Sinceramente ha funzionato. Io ho risolto il problema con il gabinetto sotto perché era quello più macchiato e sinceramente era l'unico che era nuovo, proprio comprato da nemmeno un anno e quindi mi dava fastidio. Io ho provato a farlo ed è venuto bianchissimo, quindi ottimo, lo ricomprerò. Non mi ricordo quanto è costato, sinceramente, però vi metterò poi una foto, vedo cosa posso fare e comunque proverò anche questi per vedere proprio se sono buoni o meno. Vi farò sapere.
Questi li ho presi. Ah, no, questo pure l'ho preso dal al Lidl ed è dell'Angelica, sono delle tisane digestive. Sinceramente, io ne ho presa una, ho preso due confezioni, una già l'ho utilizzata e sinceramente l'ho bevuta di sera perché è digestivo e ho detto vabbè, lo bevo di sera. Sinceramente ho avuto mal di pancia tutta la notte e non so se proprio il fatto di digerire, perché io ho problemi nella digestione, nel senso che se io mangio la pizza la digerisco dopo una settimana. Quindi forse sarà stato questo il fatto di digerire proprio veramente, nel vero senso della parola. Comunque avevo delle fitte atroci e poi, cioè niente, poi mi sono addormentata, non mi ricordo niente più, però sinceramente mi sono sentita male, nel senso avevo mal di pancia. Può darsi che è ottima, comunque le continuerò a utilizzare perché io non bevo proprio nemmeno ammazzate e quindi devo farlo. Poi, mentre che c'ero, ho preso anche le gomme da cancellare perché, credetemi, da quando i miei figli hanno finito le scuole elementari e medie, non ho più gomme da cancellare, perché ho dato tutto, perché sono grandi, invece mi serviva una gomma da cancellare e io non avevo una gomma da cancellare, cioè io, cartopazza, veramente pazza, non avevo una gomma da cancellare, quindi ho voluto prendere questa. Poi, queste invece fanno parte di acqua e sapone. Sono stata ad acqua e sapone e ho preso due prodotti, uno per la lavatrice, che è questo, ed è un cura lavatrice. Io di norma faccio come mi dice sempre mia sorella, che metto proprio in un boccale di plastica, quelli dei detersivi, metto un po' di bicarbonato e l'aceto di mele e lo metto nel cestello e gli faccio fare un lavaggio normale, quello a 30 gradi, così. Allora, vi stavo dicendo, poi ho visto delle recensioni su TikTok, sinceramente, di questi prodotti, perché io mi sono messa in fissa, cioè mi sono messa. Ho visto delle cose perché alla mia migliore amica gli servivano delle cose per quanto riguarda il bucato, perché lei fa il bucato a mano e tutto, e quindi mi sono fissata con delle persone, delle signore che fanno dei video su TikTok riguardante la lavatrice, l'asciugatrice. Mi sono fissata e quindi ho visto che hanno recensito bene questo prodotto e quindi l'ho voluto prendere. Questi sono due flaconcini di prodotto e si utilizzano per pulire la sono così e si utilizzano per pulire la lavatrice. Sinceramente ho visto delle cose buone, quindi l'ho voluto provare. Allora, si possono mettere sia all'interno, cioè dentro il cestello, sia nella vaschetta, e poi si fa un lavaggio a 60 gradi. Lo devo provare perché qua ti fa proprio vedere sia come diciamo ti diventa e sia che profuma pure, perché mi capita spesso, perché noi qui al mio paese tutti abbiamo questo problema che l'acqua fa leggermente puzza. Quindi se voi che so mettete delle cose particolari nella lavatrice, dovete veramente abbondare con l'ammorbidente. Io abbondo sinceramente in automatico. Comunque ho preso questo. Poi, avendo l'asciugatrice che mi è stata regalata da mio figlio Carmelo l'anno scorso per Natale, ho acquistato questo, che è la sfera per l'asciugatrice. Allora, ho preso questo perché mia sorella mi ha consigliato questo prodotto, perché come vi ho detto poco fa, certe volte le asciugamani mi fanno una leggera... cioè non è che mi fanno puzza, però non mi fanno quel profumo che di norma lascia l'ammorbidente sugli asciugamani e l'accappatoio in particolare. E soprattutto quando le tolgo dall'asciugatrice. Infatti mia sorella mi ha detto, dice, guarda, dice, utilizza questo prodotto che è ottimo, e quando ti finiscono, perché c'è una bottiglietta di questo qua dentro, ve lo faccio vedere, quando ti finisce, dice, puoi comprare direttamente, cioè gli puoi mettere direttamente le Nuncas. Sapete che io le Nuncas le acquisto sempre, comunque lei mette questo prodotto che fa un profumo pazzesco, veramente pazzesco. E qui c'è la sfera, questa è la sfera. Dicono di schiacciare questo prodotto, inserire un pochettino, non mi ricordo se era la metà, di questo liquido qua dentro e inserirlo dentro l'asciugatrice. E il profumo rimane e persiste nei tessuti. Ve lo dico perché mia sorella ha già 2 o 3 anni che ha l'asciugatrice e si trova benissimo, infatti lei non stende mai più i panni, oltre che vive diciamo in un posto dove...
non può, diciamo, asciugare i panni fuori perché passano camion, eccetera, eccetera. Quindi preferisce lei farlo con l'asciugatrice. Altre cose che vi faccio vedere. Un altro sacchetto. Allora, altre cose che vi faccio vedere. Sempre a Lidl ho preso queste calze. Io perché sono sexy nel mio... proprio dentro sono sexissima. E quindi ho preso queste calze. Io ho preso ovviamente il 34-42 come taglia. E sinceramente sono abbastanza pesanti. Io li utilizzo perché quando sono nella mia stanza io tolgo le ciabatte e cammino con le calze. Io ho il problema di avere i piedi freddi, diciamo è una cosa perché non ho una circolazione del sangue ottima e quindi ho voluto prendere queste calze. E ne ho prese poi un altro paio, grigie e rosa semplici. Queste io le sfrutto sinceramente, quindi le ho volute prendere. Poi ho preso, finalmente l'ho trovato perché ve l'avevo fatto vedere anche in un altro video, ho preso questo e se non mi sbaglio l'ho preso a Casanova, questo qui, ed è la pinzetta che utilizzo per la carne e tutto, e il prezzo è 3,99 euro. Io mi trovo bene con questa qui perché avendo queste due punte riesco anche a girare le cotolette o mentre faccio, diciamo, la verdura, che so, zucchine o altre cose, riesco a girarle benissimo e sono ottime. Poi, sì, infatti l'avevo preso qua. Poi ho preso due panni che sono quelli per i pavimenti. Io non li utilizzo per i pavimenti, io li utilizzo un po' per tutto, infatti ne ho preso due pacchi. Allora, io di norma cosa faccio? Siccome ho il piano dove metto ad asciugare i piatti, perché ho un contenitore di plastica, comprato sempre dai cinesi, trasparente, dove ci sono messi i piatti, i bicchieri e le stoviglie, quelle normali. E automaticamente aspetto che gocciola un pochettino l'acqua e poi li riposo nello sportello dove per i piatti, i bicchieri, tazze, eccetera, eccetera. Il contenitore di sotto certe volte mi fa rimanere un pochettino d'acqua, sarà forse c'è un buchetto, non lo so. Comunque io utilizzo questi panni perché sono abbastanza assorbenti, li utilizzo nel di sotto del piano e poi li prendo, li strizzo e glielo rimetto. Se è troppo bagnato lo metto a lavare, perché io li metto anche nella lavatrice, e cambio il panno. E sinceramente l'ho voluto prendere. Questi di norma si utilizzano per pulire a terra, non l'ho mai utilizzato, devo provare nella mia stanza perché ho un pavimento molto particolare e come dicono qui in Sicilia è scunchiuduto perché i miei capelli che cadono in tutti i posti, in tutti i laghi, io li ritrovo sempre nei pavimenti, perché avendo un pavimento bianco, quello nella stanza da letto, automaticamente il capello si vede a 3 km di distanza. Quindi proviamo, vediamo come mi ci trovo. L'ultimo prodotto, credo che sia l'ultimo, vero? Sì, l'ultimo prodotto che vi faccio vedere è questo, ed è un cuscino. Ve lo faccio vedere di qua perché si vede meglio, ed è un cuscino che si mette in mezzo alle gambe. Io vi ripeto, perché credo di essere anche noiosa in questo senso, ho problemi di circolazione del sangue. Io dormo con il cuscino, perché è un cuscino grande fatto da mia mamma, per i piedi, perché devo tenere i piedi alzati, non posso stare normale così, ma devo tenere i piedi alzati perché se no non mi circola bene il sangue. E mi è capitato di vedere dei video dove sponsorizzavano questo cuscino. Allora cosa ho fatto? Ho preso un cuscino vecchio, l'ho messo in due, l'ho messo in mezzo alle gambe per vedere se riuscivo a dormire bene. E sinceramente ho passato tutta l'estate con questo cuscino e io ho dormito tranquillamente, quindi la mia schiena era dritta, non lo so, non ve lo so dire, ma io ho dormito da Dio, perché io non dormo più a pancia in giù, io dormo a pancia in su, con le mani dentro le tasche, oppure lateralmente io metto il cuscino. Quindi ho cosa detto? Invece di tenermi questo cuscino, perché lo devo piegare in due, ho visto che costava pochissimo e l'ho voluto prendere. Infatti vi faccio sapere subito il prezzo. Eh,
Il cuscino è costato 13,95 euro, quindi l'ho voluto subito prendere e sinceramente avevo visto dei prezzi abbastanza alti per quanto riguarda la televisione e tutto. Io assolutamente non spenderei mai tutti questi soldi per un cuscino perché si può anche fare da soli e quindi l'ho voluto prendere. E questo è il cuscino, come vedete, non so se si vede di qua, ha la forma qua schiacciata dove dovete mettere le gambe. E spero di trovarmi bene con questo cuscino perché sinceramente ho problemi ancora di schiene, anche al collo, cervicale e tutto, chi più ne ha più ne metta. E poi c'è anche la zip che si può anche aprire. Vediamo se riesco ad aprirlo. Sì. Lo apriamo perché tanto lo devo utilizzare. C'è anche una zip qua, non so se si vede, qua anche una zip. Che voi aprite e lavate proprio la federa di questo cuscino e poi gliela rimettete. Sinceramente è ottima perché è una cosa che utilizzerò sicuramente ed ha questa forma, vedete questa forma, così le gambe vengono messe così e dormite tranquillamente. Spero di riuscire a riposare con questo cuscino perché ho molte diciamo, come si dice, ho molta fiducia in questo. Lo proverò e vi farò ovviamente sapere. Che dirvi? Per quanto riguarda questo video è tutto. Ovviamente vi ho fatto vedere delle cose in generale proprio perché era un haul particolare che non vedete tutti i giorni. E niente, che dirvi? Io e il mio cuscino delle gambe. Io e il mio cuscino vi salutiamo, vi mandiamo un grosso bacio e ovviamente scrivete dei commenti, partecipate ai video, fate capire che ci siete, che vi piacciono questi acquisti, che vi piace qualcosa in generale, nel farmi capire che questi video vi piacciono, perché se vedo che non c'è più, diciamo, quella cosa che vedevo prima. Dei commenti, delle visualizzazioni e tutto, se vedo che non vi interessa, è inutile farvi dei video così tanto per cioè, non lo so, non so come dirvelo, sinceramente, o perché sono un po' demoralizzata, è un periodo un po' così, ma vedo che il canale non va tanto bene, quindi non so se continuare a fare dei video. Questo è il riassunto. Niente, che dirvi di più? Io per quanto riguarda questo haul ho finito, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va, sempre se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!